Allora, buonasera a tutti, quinta puntata di Mondo Sud Pontino, siamo insieme questa sera con Carmine Napolitano, una puntata molto ricca, speriamo insomma di farvi cosa gradita. Buonasera anche da parte mia. Cominciamo subito col parlare di Serie B, campionato nazionale, che vede impegnata l'ex Virtus Fondi, che ha assunto la nuova denominazione di Fondi Calcio a 5. Purtroppo la squadra di Mister De Simoni anche oggi esce a mani vuote da questa giornata di campionato, sconfitta al Palazzetto dello Sport di Fondi con il punteggio di 3-5 contro la Futsal Isola. Una partita giocata abbastanza bene dalla formazione rossoblu, ma non sono bastate le reti di Olleia, Frainetti e Pannozzo, soprattutto nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo i fondani hanno retto abbastanza bene l'urto degli avversari, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Qualche solito errore di inesperienza, ma tutto sommato c'è la possibilità di rifarsi a partire già da sabato prossimo contro l'ATS in Sardegna, altra squadra che è fanalino di coda con 0 punti. Ascoltiamo però per quanto riguarda la Serie B il contributo dal Palazzetto dello Sport di Fondi di Luca Figuccio. Siamo con Attilio Pannozzo della Virtus Fondi. Oggi tanti minuti in campo e pure un gol. Però non è bastato per vincere. Cosa è mancato? Intanto ringrazio il mister per avermi dato la possibilità di giocare questa partita oggi. E niente, più che cosa è mancato, quello che abbiamo regalato anche oggi, nel senso la partita è stata giocata a tratti veramente alla pari, però ecco, come capita in questa categoria, non ti puoi permettere nessun errore. Che se negli altri anni sbagliavi una, due palle, forse ti facevano un gol, ma seppure quest'anno se ne sbagli due è quasi sicuro che te ne fanno due, quindi non ci possiamo permettere nessun errore di distrazione. La squadra sta crescendo, oggi mancavano due elementi fondamentali come Matteo Leia e Lallo, però ecco, stiamo crescendo tanto, dobbiamo ringraziare il mister per questo e niente, dobbiamo solo lavorare. Dopo aver giocato tanti anni con la Gymnastic Studio, come procede l'integrazione con i compagni della Virtus Fondi? Ma dico bene perché comunque sono tutti, io sono di Fondi, tutti gli altri ragazzi sono tutti di Fondi. E niente, quindi già li conoscevo, li conosco da anni, il capitano e tutti quanti. Poi ho ritrovato con piacere vecchie amicizie come i gemelli, i Frainetti, che abbiamo giocato in passato insieme e sono stato veramente contento. E niente. Passiamo al campionato di Serie C1, massima categoria a livello regionale. In questo campionato è impegnata la squadra di Mister Michele Treia, ovvero la Gymnastic Studio Fondi, che purtroppo ha perso anch'essa con il punteggio di 4-2, quindi alta squadra fondana che per due gol di scarto è uscita sconfitta dalla contesa. La Gymnastic comunque mantiene il settimo posto in classifica a quota 12 punti, una partita dai due volti, quella di Civitavecchia, persa purtroppo dopo un primo tempo chiuso in vantaggio per 2-0, nella ripresa un calo fisico che ha influito parecchio sulla squadra fondana. Il Civitavecchia ne ha così approfittato e ha vinto la partita con il punteggio di 4-2. Nel prossimo turno la squadra fondana del presidente Biasillo affronterà tra le mura amiche il Casal Torraccia, formazione che staziona a 11 punti, quindi obiettivo naturalmente quello di tornare alla vittoria, 3 punti in una partita che si preannuncia molto importante per la formazione di mister Michele Treia. Bene, per la Serie C2, girone C maschile, sicuramente insomma, è stata una giornata positiva per il Mintun, che ha battuto per 10 a 2 a 1 la formazione del CCP 1987, doppietta di Distaso e doppietta di Lini, poi ancora Moreira e autorete di Pasquale. Quindi il Mintun, che sta venendo alla grande fuori nella sua classifica, sicuramente insomma, sta iniziando a ingranare e quindi si sta avvicinando sempre più alla zona alta della classifica, che vede appunto la formazione romana comandare il Mintun a 11 punti. Male invece per la città di Mintun, che comunque perde il derby contro il Terracina 5-1 sul risultato finale, vestoso per lui doppietta e la Croix Filippo ex Gaeta del Duca e la Rocca per la città di Mintun. Quindi due giornate sicuramente, due partite sicuramente
molto belle da vedere. È chiaro che comunque il Real Castelfontana sta comandando questo girone e proverà ad allungare le prossime giornate. Il prossimo turno, anzi, Rovigno della Cina, poi c'è Città di Cisterna contro Minturno e ancora il Città di Minturno che giocherà in casa contro Ligure La Briglia. Allora, parliamo di Serie C femminile, quest'oggi senza discutere, dare classifiche, abbiamo l'ospite appunto l'allenatore della Visfondi, Ciro Iori. Chiedo la buonasera. Buonasera. Allora, Ciro, la tua squadra ha iniziato il campionato da 5 giornate, 2 vittorie e 3 sconfitte. Mi sembra che comunque dopo l'arrivo di testa la formazione tua sta un poco più... sta andando un po' meglio, insomma, no? Sì, dopo l'arrivo di testa siamo messi un po' più quadrati, abbiamo preso quadratura, abbiamo dato una certa impronta alla squadra, abbiamo inserito il portiere Politi, l'aiuto anche di Marina Matassini, giocatrice di livello, ci aiutano a dare una quadratura alla squadra stessa, al gruppo storico che con me fa parte da 5-6 anni e con la Visfondi da 3 anni. Sabato scorso hai perso di misura a Ceccano, anche se il titolo della Res Roma, 4-3, continua a fare gol Test, poi altri 2 gol con Antono e Subia, quindi una partita che poteva essere anche pareggiata, credo, no? Sì, è una partita che poteva essere anche pareggiata, purtroppo paghiamo le fatiche, noi abbiamo avuto tra virgolette la sfortuna che la squadra che incontra la Libertà Sellera si è ritirata, quindi ogni squadra che andiamo noi ad incontrare osserva un turno di riposo. Quindi noi ci troviamo a giocare in 7 giorni 3 gare, vedi Briciola, Coppa d'Oro e poi Res Roma, e con un roster limitato per quanto riguarda proprio la tecnica e ci troviamo a fare questi risultati. Purtroppo ce la mettiamo tutta, però poteva essere anche pareggiata, sì. La salvezza secondo te la puoi avere in questa squadra oppure sarà difficile? Io, come ho affermato una settimana fa con un'altra testata giornalistica, ritengo che la salvezza la possiamo ottenere pure presto. Abbiamo un roster di ragazze giovani, abbiamo ben 7 under in roster che vorremmo mettere pian piano a giocare in campo a salvezza ottenuta, ma anche oggi già sta giocando, vedi il portiere Fanelli che è un 95, già ha fatto i suoi esordi a Briciola facendo una grande gara. Ultima battuta, prossimo turno in casa, credo, no? Prossimo turno dobbiamo giocare in casa con New Torino, la quarta battistrada per il momento della Serie C, anche se parlare ecco, di una vera e propria spaccatura è ancora presto, ci sono le 4 sorelle, chiamiamole così, che stanno sopra e poi ci stanno un po' tutto il gruppone dietro. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie, buonasera. Eccoci con il campionato di Serie D maschile, ci riferiamo naturalmente al girone B, che è quello che ci interessa più da vicino, visto che sono impegnate in questo girone diverse squadre del Sud Pontino. Giornata molto importante questa per le squadre, soprattutto fondane, l'Old Ranch 97 sugli scudi, con l'importante vittoria sul Palavagnoli Itri, in trasferta, punteggio 4-2, ha ottenuto la vetta solitaria della classifica, primato che mancava in solitario alla squadra di Giovannoni da ben 9 anni, quindi Old Ranch a punteggio pieno si prepara ad affrontare l'altra fondana, la Visfondi, che è a quota 7 punti, secondo posto in classifica, in un derby, quello di sabato 2 novembre, alla Rinchiusa, che si preannuncia davvero molto spettacolare. Vince anche l'Olympus Sporting Club Minturno di Steven Minutolo, che con 6 punti è appaiata al terzo posto, insieme ad altre formazioni come appunto Palamagnoli Itri, ma anche l'Atletico Sperlonga, che con la sua seconda vittoria consecutiva continua nel suo momento felice. Lanciamo per quanto riguarda la Serie D l'importante contributo con le immagini e le interviste girate e l'intervista fatta da Felice Pantanella proprio sul campo del Palavagnoli Itri a Mister Collu del Palavagnoli Itri e Mister Giovannoni dell'Old Ranch 97. Vediamolo insieme. Siamo qui al Palavagnoli di Itri, il match fra Palavagnoli Itri e Old Ranch è terminato. In questa partita era importante capire la forza di entrambe le squadre. Abbiamo capito che l'Old Ranch è superiore a questo Palavagnoli. No? 4-2 il risultato finale, quindi mi sembra che è chiara la situazione. Sì, 4-2 con molta sofferenza. Una bella squadra, l'anno passato erano molto inferiori. Quest'anno è una squadra che darà fastidio a parecchie squadre, perciò 3 punti guadagnati preziosissimi.
Che cosa c'è di più rispetto all'anno scorso nel Pallavagnoli? Un paio di elementi in più, e poi si vede già al secondo anno la mano dell'allenatore, qualcosa ti dà. Sui calci da fermo, dove si può lavorare meglio, magari non avendo tante basi di calcio a 5, magari sulle palle da fermo ti possono creare molti problemi con dei blocchi vari. Una squadra che darà filo da torcere a parecchie squadre, non a caso il Gate ha perso qua, penso che sia stata una partita difficile, però l'avranno presa molto sotto gamba e questi, se li prendi sotto gamba, non ti perdono. Sembra di aver capito che ci sono due stranieri molto affidabili. Sì, sì. Infatti io non li conoscevo, ho visto oggi Tutorel esperto pure, magari in fase realizzativa oggi non si è visto molto, perché noi ecco, forse abbiamo una delle nostre... dei nostri punti di forza è la difesa, per cui siamo bravi a neutralizzare magari i loro attaccanti, però si vede il tocco di palla, se c'è un po' di spazio lo sfrutta sicuramente, è un giocatore che farà fare molto bene, saprà fare molto bene qui. Questa vittoria per l'Old Range che significa? Solo primato assoluto? Solo primato assoluto, basta, finisce qui, poi ecco sabato già abbiamo un altro impegno sulla carta proibitivo, il derby con la Vis, sempre molto ostico, e lì ci giocheremo un po' di chance sia noi che loro per vedere il proseguo del campionato quale sarà, poi sempre una partita, il campionato è lungo, per cui il risultato non siamo sarà sempre decisivo. Siamo ancora all'inizio sicuramente, no? Sì, sì. Senti, ti volevo far parlare un attimo di questo Old Orange edizione 2013-2014, qualcosa è ritoccato? Sì, sembra... sì. Ci sono stati dei ritorni importanti tipo il portiere napolitano e Carnevale, che avevamo 2 anni fa. E in più oggi non c'era, c'è Seneca che viene dal calcio a 11 che ci sta dando una bellissima mano perché ci permette di fare cambi di gioco diversi da quelli che abbiamo potuto fare oggi, perché giustamente oggi si è sentita la sua mancanza, perché a gamba è su un campo di questo pesante che sarebbe stato molto utile. Alla fine ecco, c'è forse il rammarico che alla fine l'Idria aveva mollato un po' e queste partite bisogna chiudere, non si può soffrire fino al 60esimo quando sei su di 2 e ti lasciano delle praterie a disposizione. Ripetiamo, allora il sabato prossimo c'è il match del pomeriggio con la Vis Fondi, e anche in questo caso diventa una partita forse importante per il proseguo, no? Sì, sì, ma tutte le partite poi sono importanti, perché poi alla fine puoi anche perdere il derby, ma l'importante è non perdere punti con squadre che poi non li recuperi più, puoi perdere la partita e poi magari puoi vincere al ritorno. I scontri diretti si vincono, si perdono, ma non sono quelli i punti importanti. I punti importanti per un campionato sono quelli che si perdono con le medie squadre, che poi la squadra forte li prende, allora lì non li recuperi più. Come è successo l'altro anno col Minturno, il Città di Minturno. Gli scontri diretti ce li siamo giocati, abbiamo perso, ma ce li siamo giocati alla pari, però abbiamo perso dei punti insignificanti con delle squadre obiettivamente inferiori a noi, poi non si può lamentare se arrivi terzo. In bocca al lupo. Credi. Dopo Maurizio Giovannoni, eccoci con Domenico Collu, allenatore appunto del Pallavagnoli 89 Itri. Allora, rispetto alle prime due giornate, trovate una squadra forse un po' più esperta e ti ha dato qualche problema di più, però chiaramente penso che anche la tua squadra oggi non ha giocato come doveva giocare, no? Diciamo che abbiamo trovato una squadra esperta ed attrezzata per vincere il campionato. Noi diciamo non sono queste le partite che dobbiamo vincere, magari stiamo peccando anche oggi ancora un po' di inesperienza, però non posso rimproverare nulla, ragazzi, siamo riusciti a chiudere il primo tempo in parità 2-2 e poi per due disimpegni errati nell'uscita abbiamo subito questi 2 gol. Fermo restando che a una squadra come l'Old Ranch recuperare 2 gol non è facile, sono giocatori esperti, bravi, ben messi in campo. Diciamo che più di quello che abbiamo fatto oggi non potevamo fare. Come hai visto questo Old Ranch rispetto all'anno scorso? Rispetto all'anno scorso è migliorato, anche perché ho sentito che hanno fatto dei nuovi acquisti, giocano bene la palla, hanno giocatori che possono mantenere il possesso, che non ti perdonano niente quando sbaglio. Bisogna solo vedere adesso le altre squadre, tu hai già incontrato l'Atletico Gaeta, bisogna vedere anche altre squadre tipo Vis Fondi a lungo andare come andrà a finire. No? È chiaro che siamo solo all'inizio, ripeto, noi non è che dobbiamo vincere un campionato, a noi interessa fare meglio dell'anno scorso e continuare quella crescita che abbiamo iniziato l'anno scorso. Prossimo turno? Il prossimo turno dovremo affrontare lo Sporting in casa loro, ma noi ce l'andremo a giocare senza paura, noi abbiamo rispetto di tutti, però non andiamo a giocare senza paura e andremo lì cercando di fare il risultato.
anche lo Sporting è stato ridimensionato all'Old Orange, quindi significa che fosse questo Old Orange in questa fase di campionato una squadra un po' più su rispetto ad altri. Bisogna vedere adesso sabato prossimo con la Vis Fondi, no? La squadra di solito tutte le squadre che giocano con noi in questo periodo dopo giocano col Vis Fondi. Io penso che le squadre che devono lottare per salire sono l'Old Orange, l'Atletico Veta, Vis Fondi e ci metterei anche l'Olympus di mister Steven Minucolo. Che vedrai sabato prossimo? Che vedrò, dovremmo averli tra tre giornate perché noi dovremmo giocare con lo Sporting e subito dopo un altro derby con l'Atletico Marano di Peppe Di Tucci, un ex compagno, abbiamo giocato insieme. Che non è male come squadra, io l'ho vista, sono molto quadrati, sono tutti giocatori magari in là con gli anni, ma l'esperienza in queste categorie, in questi campionati conta tantissimo. La bellezza di questo girone quest'anno è che comunque il massimo che si va a Terracina? Sì, rispetto all'anno scorso magari c'erano due trasferte un po' più impegnative come distanza, che erano quelle con l'Antonio Palluzzi e con il Privernum. Quest'anno diciamo c'è la solita trasferta, quella lunga di Ventotene, però poi è stato un po' ridimensionato come distanza con la massima trasferta a Terracina. D'accordo, in bocca al lupo. Crepi. Grazie. Parliamo della femminile, serie di femminile provinciale, chiudiamo il programma di questa sera. Le tre squadre che ci interessano, appunto, Forum 1905 ha vinto il derby 3-0 contro Gymnastic, mentre l'Atletico Gaeta di Fernando Riesco ha battuto per 2-1 il San Giovanni Spigli. Quindi partita sicuramente spettacolare, ma la bellezza di questa cosa è la presenza di un pubblico molto importante al Country Club di Gaeta. Per questa partita abbiamo due interviste al Dario Camerota, allenatore del San Giovanni Spigno, e un trio di ragazze, Magnati, Capomaccio e Sardano, dell'Atletico Gaeta. Allora, siamo qui al termine dell'incontro fra l'Atletico Gaeta e il San Giovanni Spigno. Prima vittoria per la formazione gaetana, le prime tre non sono andate benissimo, sconfitte, ma oggi festeggiamenti a non finire per questa vittoria, sicuramente scaccia crisi, come si vuol dire. Allora, parliamo con il capitano, che è quella più rappresentativa della squadra, che mi sembra che è anche quella che ha tenuto la difesa in modo importante. Allora, come è andata oggi? Oggi rispetto alle altre due partite c'eravamo di più in campo e, come ho già detto, al di là della fisicità c'eravamo di più a livello mentale. Un po' all'inizio del secondo tempo siamo entrate deconcentrate, un po' in confusione, ma abbiamo recuperato, abbiamo tenuto testa fino alla fine. Con l'altra ragazza parliamo un attimo delle altre giornate che sono passate. Questo livello di campionato adesso rispetto a... vi siete sbloccati, come si prospetta nel proseguo? Speriamo sempre di poter fare meglio e di poter giocare con la stessa grinta che abbiamo messo oggi in campo, sperando sempre in giocatori comunque diciamo meno fallosi rispetto a quelli di oggi. Il calcetto è un gioco da maschi, quindi bisogna mettere anche, volendo, un po' di forza, no? Sì, però non c'è contatto, c'è il contatto fisico esagerato, c'è addirittura oggi un'espulsione per il capitano che non era assolutamente meritata, e infatti anche l'arbitro se ne è accorto e questo anche scudo adesso che non è possiamo fare. Parliamo con Sardano, ragazze che ha segnato più gol rispetto agli altri, anche nelle altre giornate negative. Come hai visto questo Spigno? Già la collega ha detto che è un po' falloso, ma comunque sì, siamo all'inizio. A prescindere dai gol, comunque siamo una squadra e insieme andiamo avanti. Ho segnato, ma grazie a loro, comunque siamo squadra, andiamo avanti. Le prime due partite siamo entrate in campo, diciamo, tese, piano piano ci sciogliamo, formiamo squadra ancora di più e possiamo veramente andare avanti, perché siamo veramente una grande squadra, una bella famiglia, quindi andremo avanti, possiamo fare molto di più. Vi ricordate, capitano Cavamacci, il prossimo turno giochiamo venerdì fuori casa e ci aspetta il Brocco Stella, sì, il Brocco Stella, e andiamo sempre orgogliose di noi, al di là del risultato, perché siamo lì, ci vogliamo, ci crediamo.
Quanto tempo ci vorrà perché la vostra squadra sarà al top per poter confrontarsi anche con squadre di alta classifica? Noi non ci poniamo limiti, siamo qui e cerchiamo giorno per giorno di andare avanti, di migliorarci. Quanto tempo ci vorrà non importa, noi ci siamo. Allora adesso siamo con Dario Camerota, allenatore, diciamo referente per la squadra ospite del San Giovanni Spigno. Risultato finale 2-1, mi sembra che poi sul finale la squadra vostra ha fatto soffrire abbastanza il Gaeta, no? Sì, diciamo che siamo stati pericolosi nel finale, peccato perché il primo tempo potevamo fare qualcosa di più, però diciamo che siamo soddisfatti perché comunque è un passo avanti rispetto alle prime partite, non ci dimentichiamo che comunque noi siamo una squadra che è affinata quest'anno, quindi piano piano riusciremo a raggiungere tutti quanti i nostri risultati. Mi sembra già un dato importante avere quattro squadre in un girone unico, di quattro squadre puntini in un girone unico appunto di Serie D provinciale, no? Assolutamente, questo testimonia che insomma, il movimento sta crescendo anche a livello pontino e quindi siamo soddisfatti di farne parte, speriamo che nei prossimi anni continui questa crescita di talenti, di giocatori, anche al femminile. Com'è, hai visto questo Atletico Gaeta? È una buona squadra, insomma non so loro quando hanno cominciato insomma, questa esperienza, però mi sembrano già abbastanza pronte e comunque per affrontare un campionato. Sicuramente daranno il filo da torcere a tutte quante le squadre che affronteranno, che sono presenti nel girone. Una buona squadra. Il progetto del San Giovanni Spigno è partito giustamente dalla maschile, dal responsabile romano. Come è venuto in mente di fare una squadra femminile? Ma diciamo che il progetto del calcio a 5 va avanti già da qualche anno per la squadra maschile. Siccome insomma, noi siamo una piccola realtà, però diciamo come molto appassionata a questo nuovo sport, abbiamo trovato il consenso di un gruppo importante di ragazze che pian piano si sono appassionate a questo sport. Diciamo, iniziando a vedere le partite magari dei ragazzi e pian piano abbiamo messo la disponibilità per poterle iniziare a intraprendere questa esperienza e siamo contenti perché comunque già i primi frutti stanno venendo fuori. Speriamo che continui e che nei prossimi anni riusciamo a creare una realtà importante. Il prossimo turno? Il prossimo turno non mi sfugge, devo vedere il calendario, però insomma, venerdì sera giochiamo in casa, quindi venerdì sera alle 21 si giochiamo in casa e cercheremo di magari di fare qualche punto, anche sicuramente a punti, però insomma, diciamo, il risultato poi si vedrà, però l'importante è la prestazione, oggi siamo contenti della prestazione, soprattutto della seconda parte della partita e speriamo che venerdì comunque riusciremo a dare uno spettacolo, al di là dei risultati. Bocca al lupo. Bene, abbiamo chiuso anche questa serie con la quinta puntata di Mondo Futsal, l'appuntamento per me è a lunedì prossimo, speriamo insomma di avervi fatto cosa capita. L'appuntamento anche per quanto mi riguarda è per lunedì prossimo con Mondo Futsal Sud Pontino, una buona serata a tutti da parte di Carmine Napolitano e Felice Pantanello.